Ciao a tutti, in tanti mi chiedete a che cosa serve il coaching, che cos'è questo percorso che tu fai per far star meglio le persone e a che cosa può essere applicato? Può essere applicato solo alle persone che hanno subito violenza, che sono state male? Può essere applicato alle persone che hanno avuto una relazione tossica o a persone che hanno relazioni che non funzionano? O può essere applicato anche alla vita normale, allo sport, al business? E magari anche a qualcos'altro? Beh, in realtà il coaching è applicabile a tutto perché è un metodo di formazione che personalmente utilizzo per andare ad aiutare le persone a trovare la versione migliore di loro stessi. Mi chiedete poi, ma perché non hai fatto psicoterapia? Perché ovviamente si sta parlando di due metodi completamente diversi per andare ad aiutare le persone. Ok? Aiutare perché? Perché così tanto come lo psicoterapeuta è un medico specializzato nell'andare a analizzare il recondito e quindi i pensieri passati e dolorosi delle persone atte ad andare a trovare la loro felicità odierna, e così come lo psichiatra è colui, è il medico preposto a poter segnare delle medicine che possano aiutare le persone a trovare la loro serenità immediatamente, Il coach in realtà è una figura che non ha niente a che fare con queste due figure, anzi è una figura di completamento e spesso va alla ricerca di un completamento attraverso i medici, almeno nel mio caso, io parlo per me come mental coach Serena Fumaria, mi prendo la responsabilità di dire questo, c'è chi si eleva diciamo ad altro, io mi ritengo un coach e faccio benissimo quello che faccio, per cui faccio solo questo. Perché il coaching è così, nel mio caso, unito alla psicoterapia e alla terapia allopatica, diciamo? Perché in realtà io sono semplicemente un porgitore, io porgo all'essere umano che arriva da me delle opportunità di vedere se stessa attraverso altri occhi, ma in che modo? Non con l'analisi o la psicanalisi come fanno i medici, ma attraverso delle domande che ponendo queste domande alla persona si va alla ricerca di qualcosa di più approfondito che la persona stessa trova in se stessa. Quindi qual è il mio ruolo in realtà se non quello di un alzatore di palla laddove la persona davanti a me è il battitore e fa punto? Il mio ruolo è semplicemente quello di essere in grado di identificare nell'altro, attraverso le esperienze personali che ho avuto, attraverso lo studio ormai mi viene a dire quasi trentennale che ho portato avanti su determinati temi, avere una sensibilità che mi permetta di aiutare l'altro e di porgere all'altro eventuali possibilità per vedere se stesso con altri occhi. Come ben capite, è molto diverso dalla psicoterapia e dalla psichiatria, perché quella è medicina. C'è uno studio molto più approfondito che va ovviamente ad assimilare uno psichiatra o uno psicologo o una persona che si occupa ovviamente di queste tecniche molto più elaborate del coaching. Il coaching però perché è così importante? Perché prima di tutto per tante persone è più semplice da accettare perché non ha un approccio medico. Diciamo è uno step intermedio tra il non fare niente e andare da uno psicoterapeuta. È una crescita personale, è l'equivalente di leggere una decina di libri e cercare di tirar fuori delle teorie che spesso però quando si leggono da sole non si ha una chiarezza, ok? Le teorie unite a un metodo di formazione differente invece si, diciamo, risvegliano in noi qualcosa che è lì nascosto e sopito. A chi è riferito il coaching? È riferito alle persone che stanno bene, alle persone sane, che hanno voglia di implementare e che ovviamente possono farlo proprio perché sono persone che magari hanno un down emozionale momentaneo, hanno avuto delle relazioni tossiche, sono uscite dalle relazioni narcisistiche. Sicuramente quelle persone lì fanno gran bene ad essere supportati da una figura che, come nel mio caso ad esempio, ha conosciuto queste realtà, quindi non è giudicante ma soltanto sa fare le giuste domande. Poi ovviamente se si va verso qualcosa di più complesso e di patologico, sono la prima io a dire che consiglio l'utilizzo di un metodo differente oltre a quello di coaching o semplicemente lasciando il coaching verso qualcuno che è più di lavoro in maniera più approfondita sul passato e anche sulle scelte presenti, facendo altro dal coaching, ok? Che potrebbe essere uno psicoterapeuta, per esempio. Quindi questo è il primo step. Poi a che cosa è applicabile il coaching? È applicabile a tutte le forme
della crescita personale di un essere umano, cioè quindi sia nella vita privata che nella vita lavorativa, che nello sport, che nell'amore. E come si fa? In che modo si arriva agli obiettivi? Esattamente come dicevo all'inizio, mi ponete le vostre difficoltà e attraverso il coaching, attraverso questo metodo di formazione e un mio metodo personale che ovviamente non sto a spiegare qua perché sarebbe lunghissima, porta le persone a trovare i propri limiti. E che cosa c'è di più bello di interrompere un limite e farlo diventare una grande virtù? Come si fa ad superare un limite, per esempio nello sport? Io seguo molti sportivi che hanno già il loro allenatore, magari hanno anche il loro psicologo, perché spesso capita che abbiano bisogno anche di elaborare delle cose del passato molto pesanti, ma hanno anche me. Quindi queste persone quando arrivano da me, che cosa fanno? Cosa cercano? Il loro obiettivo ovviamente è vincere una determinata cosa. Spesso capita che invece si fermino a un passo prima, due passi prima, o semplicemente che si facciano del male perché non sono stati attenti. Ovviamente gli sportivi sono super attentissimi al loro modo di muoversi, non sono come me che sono imbranata, che se cammino per strada casco per terra. Loro non sono così, quindi quando si fanno male hanno sempre una motivazione per cui si devono fermare in quel punto, e succede spesso. Il coach che cosa fa? Punta degli obiettivi perché questo non accada più, quindi rasserena attraverso delle domande potenti, come si diceva prima, la persona, facendo conoscere un po' di più a questa persona stessa. E questo è applicabile ovviamente anche nel live, quindi se una persona non sa che lavoro vuole fare o che attività scolastica prendere in mano, perché ci sono tante cose che gli interessano di più, attraverso delle domande interessanti, degli esercizi che si fanno comodamente a casa, si riesce a capire chi siamo e dove vogliamo andare. Quindi la cosa più importante di tutte, sapere dove andare. Perché se arriva qualcuno da me e mi dice: Serena, voglio andare a Roma, e io chiedo dove, è grande Roma. Ma se uno mi dice: Serena, voglio andare a Roma in Piazza Navona, arriveremo in Piazza Navona sicuramente con difficoltà perché è in zona centro, però ci arriveremo sicuramente prima che dopo 300.000 giri per arrivare a Piazza Navona senza sapere dove dobbiamo andare. Questo è l'obiettivo che ha il coach, cioè identificare l'obiettivo e trovare la strada più comoda, non necessariamente più veloce, ma più comoda, più funzionale e probabilmente anche più arricchente per il suo coachee. I miei coachee, voi sapete benissimo, li chiamo colibri, perché la parola coachee, non lo so, mi sembrava una cosa che un po' troppo per tutti. I miei coachee si chiamano colibri, quindi quando arriva da me un colibri che ha invece voglia di implementare le sue capacità non soltanto sportiva, ma diciamo dal punto di vista lavorativo, perché arriva da me un colibrì che vuole diventare più bravo sul lavoro? Che c'entra con la relazione o con lo sport? Beh, ragazzi, è la stessa cosa. Perché un executive, una persona che desidera implementare le capacità della propria azienda o di se stesso, arriva da me ponendomi delle proprie difficoltà, raccontandomi quali sono le sue difficoltà, e in merito a queste difficoltà ovviamente si va a fare delle domande a questa persona che comprenderà il motivo per cui fa delle scelte che l'hanno portato ad avere delle difficoltà e quali potrebbero essere le scelte differenti che potrebbe fare se avesse una visione di se stessa diversa. Quindi l'obiettivo del coach qual è? Porgere opportunità attraverso le sue conoscenze, ovviamente, perché si dovrebbe fare il mental coaching, si dovrebbe fare su delle categorie sulle quali siamo specifici, cioè sappiamo di quella cosa, ok? Quindi che cosa fa il coach? Porge delle opportunità alla persona che si trova davanti a lui, senza giudizio e senza cercare di cambiare l'atteggiamento della persona, se non per il suo bene, se non per essere compresa, ok? In realtà il coach è semplicemente un amico che va ad identificare delle necessità che la persona potrebbe avere e non riesce a identificare. Noi siamo degli operatori al servizio delle persone e come tali cerchiamo di fare quello che è possibile per noi fare, avendo consapevolmente in testa di non essere dei medici e di non dovere mai fare il ruolo del medico.
Ecco perché nella mia associazione io ho una parte professionale dove ovviamente mi occupo delle persone in maniera professionale e c'è la parte gratuita che è la parte dell'associazione, che come dico sempre è ioscelgome.it, quindi troverete lì l'indirizzo a cui scrivere. Lì noi abbiamo dei bravissimi tecnici, psicologi, psichiatri e non solo, che sostengono le persone insieme a noi proprio perché noi siamo dei coach. E il nostro lavoro, mi raccomando, non è né psicologia né psicoterapia né altro. Qualcun altro che vi racconta questo non vi racconta del coaching. Vi auguro una buona serata e se avete voglia di crescere personalmente, di stare meglio con voi stessi, pensateci. Ciao a tutti!